Oggi voglio parlare del bonus vacanze. Bossi, ammazza! Quanti bonus ci avevamo? Oh, non so più dove metterli. Bonus bebè, bonus nido, bonus babysitter, bonus monopattino. Però se ne hai preso uno, l'altro i non li becchi. Quindi io mi sono messo in moto per cercare di ottenere sto bonus vacanze. Sono andato all'INPS di zona, a distaccamento della mia zona. Sono arrivato e era chiuso. C'era un cartello, dice per Covid, chiuso per ancora. Loro hanno il virus prolungato, capito? Dice per il bonus vacanze rivolgetevi al numero IRDE. Allora sono ritornato a casa. E ho telefonato, se ne ammazza, sempre occupato, numero verde, numero rosso, dovrebbero chiamare. Finalmente dopo mezz'ora mi ha risposto uno molto gentile dalla Calabria. Dice, per tutti i documenti che lei deve fare, deve rivolgersi all'ufficio di zona dell'INPS. Se ne ammazza, le dico, c'è stato, era chiuso. Dico, allora, come posso fare per fare tutti questi documenti e per farmi da una dritta? Quello mi ha detto, mi dispiace, il tempo a sua disposizione è terminato, deve chiamare un altro operatore. Se ne ammazzataci tu, dimmi te se questo è un paese normale. Meno male che ho incontrato un mio vecchio amico che prima lavorava al sindacato, no? All'economato, un'anima pia, nel senso che pia pure qualche mazzetta, insomma, però mi ha dato una mano. Mi ha detto... Il bonus vacanze vale 500 euro nel caso di famiglie composte da almeno 3 persone. Io ho detto, bene, noi siamo 4. Io, mia moglie Cesira, mia figlia e mia nipote. Dice, avrai lo sconto dell'80% su quello che devi pagare, il restante 20% lo detrai in sede di dichiarazione dei redditi. E io ho detto, se sto fuori sede... Lui mi ha fatto adorco a mannaggia, non mi fa perdere filo. Ce l'hai lo speed? Sì, ce n'avevo 3-4, ma ho regalati perché mi stavano stretti. Dice, ma che? I slip? Dice, ma che? Lo speed? Boh, se ne ammazza. Ma che è sto speed? Dice, senza quello non puoi accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Io ho detto, boh, come si fa? Madonna mia bella. Andiamo, va, almeno la CIE, te la sei fatta? No, mi sono fatta la sorella, Cettina, era caruccia, ma prima te conosce Cesira. Cioè, ator qua, non tergiversa. La carta d'identità ce l'hai? Sì, ce l'ho. L'ho tirata fuori e gli ho fatta vedere quella bella mia della volta, dice, ma è tutto schifato, mi ha fatto... Ma ce l'hai ancora cartacea? Come se gli mi ha buttata da una parte. Dico, beh, dice, la carta d'identità elettronica. Non ce l'hai. Madonna mia, dice, come stai arretrato, sei cavernicolo. Avanti, nome utente e password. Io ho detto, ehi. Dice, va bene, facciamo al computer. Dai, ecco qua. Quando appare tu la password, trascrivi sverto. Io ho detto, pronti, ho preso la matita. Dico, dai, pronti. Posso ammazzare, era così veloce, stavo a ricopiare e non era più buona. Dice, devi far presto, pochi attimi, ricominciamo da capo. Io ho dettato, mi ha dettato qua, questo è il digitale, capito? Devi essere svelto, devi digitalizzarti. E dico, ho capito, ma che devo fare? Alla fine mi sono reso, non ho fatta più. Ero tutto sudato, bagnato, frascico. Pure i capelli mi si erano inzuppati tutti, ammosciati. Ho chiamato mia nipote, 9 anni, mascheggia. Ha fatto subito in un attimo. Poi abbiamo installato io non ho fatto una mazza. Una volta che abbiamo fatto questa installazione, no? Loro cioè hanno scaricato l'app PagoPa. Dice chi paga? Oh, basta che pago io. Dice pago papà, ah, ecco, paga papà come al solito. Dice, metto l'app e poi dice l'ISE. Come ce l'hai l'ISE? Sì, è regolare, io ho detto, solo i trigliceridi sono un pochetto più alti, ma niente. Ma no, l'ISE, mi ha fatto lui, se stava. Dice, stai sotto i 40.000 euro l'anno? Dai!
Dice, sarebbe il livello economico complessivo del nucleo familiare. Dico, boh, se ne ammazza, tacci tu! Nulla supera manco se nel nucleo ci metto mio nonno e mio padre. Senti, ma dico, abbiamo finito tutta sta trafila. Già fa manna 2 settimane fuori per Ferragosto. Dice, calma, calma, mi ha fatto lui. Ora abbiamo un codice univoco e un QR code da utilizzare per spendere il bonus. Me coglioni, ho detto io. Vabbè, allora che devo fare? Dice tu, quando arrivi dall'albergatore che ti ha accettato questa cosa del bonus vacanze, al momento de pagà, gli comunichi il codice univoco generato dall'app io, a quella che mi avete fatto voi, che io non ho fatto una mazza. Oppure esibisci il relativo QR code. Il QR code. Chiaro? Io ho detto, se mo lo dici te, tanto c'è mio nipote e me la mano. Se ne ammazza. Siamo andati fuori queste 2 settimane, no? In vacanza, una pensioncina a mare, al Lido de Latina, mezza vuota. Si chiamava pensione Bel Sedere. Io gli ho detto al proprietario, ma come mai c'è questo nome così strano? Dice, mo si chiama così. Perché mi tocca fare un bel. Vabbè, prima si chiamava Vitalizzi Merda. Ah, dico sempre dalla parte dei culi. Cesira, io ho detto, non l'ho detto a Cesira, non l'ho detta, mi è sfuggita una volta. Dice, prima boh, si chiama Bel Sedere perché con la scusa del Covid ho dovuto mandare tutti in cassa integrazione. Sto da solo, faccio tutto io e mi faccio un sedere così. Causa chiusura, sono senza personale, mi ha detto, sono solo. Poraccio ci ha fatto una pena. Faceva tutto da solo, prendeva le valigie, cucinava, puliva le camere, rispondeva al telefono. Ci ha fatto proprio pena, non ce la siamo sentita di rimanere. E a fargli fa tutto quel mazzo, tutto il giorno, mattina, sera, notte. E il giorno dopo siamo ripartiti. Al momento di pagare il conto di quella giornata, io gli ho fatto vedere il QR code e l'albergatore si è messo a piangere, poraccio. Mia nipote mi ha detto, nonno, diamogli i soldi veri, quelli di carta che sono meglio. Bella de nonno, anima santa, a bocca da verità. A dire la verità, il gestore, il proprietario ci ha pure chiesto un prestito. A quel punto siamo proprio schizzati via dentro la macchina e siamo andati a trovare Amerigo, che c'ha una cabina con l'ombrellone a Fiumicino, senza bonus. Ma sai quanto è meglio? Possi ne ammazza, tacci tu!